Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Paolo Bonolis attualmente si sta godendo il meritato riposo, ma potrebbe esserci una chiamata bollente in arrivo per lui. Di che si tratta? Paolo Bonolis è il volto di Canale 5 che ci fa compagnia nel preserale, ma qualcosa potrebbe cambiare. Scopriamo cosa bolle in pentola per lui. Paolo Bonolis non è solo un conduttore televisivo, è uno showman che attualmente presenta Avanti un altro. Su Canale 5, prima dell'appuntamento con il TG5. Il presentatore è apprezzato dalla stragrande maggioranza del pubblico televisivo, che se lo ricorda con le prime apparizioni sul piccolo schermo accanto a Juan, mitico pupazzo di Bim Bum Bam. Bonolis non si è mai fermato da quei lontani anni 80, nei quali ha conquistato tutti i bambini. Un mattatore d'altri tempi con una comicità che ricorda spesso quella di Totò, Bonolis è sposato a Sonia Bruganelli, ultima opinionista del GF VIP. Sonia non sarà più presente nel reality ed è ormai orientata su altri progetti, tuttavia anche per Paolo potrebbe esserci qualche novità nell'aria, vogliono lui. Di che si tratta? Paolo Bonolis, nuovo programma per lui. In occasione dell'impegno della moglie al Grande Fratello VIP, Paolo aveva rilasciato varie dichiarazioni sui reality, sarà la prima volta che ne guardo uno. Il conduttore televisivo non ha mai nascosto di non nutrire particolare interesse in quel tipo di format e di prediligere semplicemente altri programmi. Ma se fosse lui a condurne uno, Bonolis è il candidato numero uno del pubblico per la conduzione della talpa. Potrebbe essere già scattata per lui la telefonata bollente proprio da Maria De Filippi che produrrà il reality e chi può dire di no a Maria? Paolo potrebbe cambiare idea anche solo per il fatto che si tratta di un reality completamente diverso e sembra che sarà uno spettacolo unico. Certo che se accettasse, con la sua ironia e comicità intelligente la talpa potrebbe fare il botto di ascolti. Sempre che la De Filippi non decida di diventare lei la padrona di casa. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi, considerato che è ancora tutto da decidere e ufficializzare. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.